Bentrovate e bentrovati a tutti. Scusate la luce di oggi che è un po' molto film horror anni 40, comunque così è. Ma l'importante è parlare di una stagione che è andata a iniziare, gare di prima fascia, di seconda, di terza, internazionali, nazionali. Tra quelle nazionali, trofeo Ponente in rosa. L'anno scorso è stato un disastro. Tappe annullate, semitappe annullate. Problemi per permessi non concessi sul discorso sicurezza, e lì non capivi se era questione di organizzatori che si erano mossi troppo tardi o male, o istituzioni che non avevano fatto il proprio dovere come si deve, lavorando con superficialità, lavorando solo all'ultimo momento. Fatto sta che l'anno scorso il trofeo Ponente in rosa è stata una roba abbastanza sicuramente deludente per quelli che volevano proporlo, perché si sono ritrovati azzoppati. Di riflesso, azzoppati anche gli appassionati pochi di ciclismo femminile, chissà se cresceranno. Comunque, la presentazione arriverà a metà febbraio, il 16, non, mentre registro qui siamo pre 16 febbraio, pre presentazione. Il gruppo sportivo Eloa Bikers ha in mano tutto quanto. La gara si terrà dal 5 all'8 di marzo e è la terza edizione. C'è il patrocinio della regione Liguria, come l'anno scorso, ma abbiamo visto com'è andata. Quindi speranza è che quest'anno non ci siano situazioni similari o identiche all'anno scorso, perché francamente poi l'organizzatore non ne può più, ti manda a quel paese e se vuoi organizzare una gara te la organizzi tu. Sarò breve, puntata brevissima. La speranza è che quest'anno intanto il tempo sia dalla loro, che anche le scartoffie della burocrazia siano sistemate per tempo da chi di dovere, da entrambe le parti, perché chi ci rimette poi sono le ragazze o squadre che vanno a fare delle gare e poi ti dicono: per oggi non si corre, lasciamo perdere. Insomma, voi andate su internet e scrivete Trofeo Ponente in rosa 2023, cancellazione tappe, e trovate giurisprudenza, si dice, no? L'importante è che si parla come si deve e che queste società, alcune società che non sono note a livello internazionale, possano trovare con queste gare quella visibilità che il World Tour non ti dà. E sono queste le società che sono base anche per le squadre World Tour, perché da qualche parte una ragazza i primi due colpi di pedale li deve pur fare. La puntata finisce qui, la stagione ormai è partita, io vi saluto alla prossima, ciao!